Nel corso degli anni 60 le vicende cambiano. Nel paese più industrializzato del mondo nasce l'arte concettuale, ossia nasce quell'arte che ha in orrore l'oggetto. Lucy Lippard, una grande teorica di questo periodo, parla di arte dematerializzata, un'arte che non presuppone più neanche appunto un oggetto, un'arte che può essere uno scavo, che può essere un'esplosione, che può essere la liberazione di gas nell'aria o semplicemente delle parole, come fa Lawrence Wiener in questi motti che sono scritti in alto nella rotonda del Palazzo dell'Esposizione: terra alla terra, polvere alla polvere, cenere alla cenere. È l'arte che Sogliuit definisce esclusivamente mentale, il progetto non ha più importanza, è un'arte che può fare chiunque. In questo senso è molto, diciamo così, è molto interessante questo liberarsi, questa idea di liberarsi completamente dell'oggetto per entrare nella sfera dove non si fa dell'arte, ma soprattutto si ragiona nell'arte. La mostra offre molte sfaccettature. Intanto ci sono dei capolavori assoluti, come per esempio i primi Pollock esposti nella galleria di Peggy Guggenheim, il quadro Orange Disaster di Andy Warhol, che è uno della serie più interessanti, con la sedia elettrica, proprio quella dove l'ambiguità è più forte. Che cosa fa Pollock? Riduce l'esistente a una questione di superficie, ripetendo senza segno personale la sedia elettrica, o porta in superficie il dramma della sedia elettrica, il trauma rimosso. Fra l'altro, su questa ambiguità, tutto sommato, la critica anche è d'accordo a rimanere in uno stato di sospensione. Comunque, dicevo, la mostra ha tanti aspetti anche meno conosciuti forse al grande pubblico, come quello dei pittori cosiddetti della pittura sistematica, una pittura che parte da un progetto e che si realizza nell'esecuzione di questo progetto. E poi ci sono una stanza straordinaria con l'arte degli artisti cosiddetti post-minimalisti, i quali hanno in qualche modo rifiutato gli oggetti ben fatti, fabbricati, che aveva prodotto il minimalismo, per recuperare dei valori più semplici, più primordiali, più vicino alla terra, alla propria esistenza, al proprio modo di comportarsi e anche alla fisica dei materiali. Quindi è un riappropriarsi, sempre pensiamo che siamo in uno dei paesi più industrializzati del mondo, delle cose semplici che vediamo sotto gli occhi, ma avendo noi a che fare sempre con dei prodotti derivati dall'industria, abbiamo finito col dimenticare. Allora Robert Morris prende un pezzo di feltro che, se steso per terra, sembra un'opera minimalista, apporta dei tagli, lo solleva, questo feltro per la forza di gravità in alcune sue parti cade a terra e allora lì diventa una forma espressiva. Infatti non è un caso che i post-minimalisti si rifanno, riguardano a un artista come Pollock, che lasciava sgocciolare per forza di gravità il colore sulla tela, o a un artista come Morris Lewis, che ugualmente lasciava scivolare il colore, abbiamo in mostra un bellissimo esempio di una sua opera, lasciava colare il colore per forza di gravità. Ancora un'opera straordinaria di Bruce Nauman, il famoso Corridor, è un'opera del 1970-71, è un corridoio dove noi entriamo e mentre entriamo ci osserviamo nel monitor alla fine di spalle. Bruce Nauman è un artista californiano della West Coast ed è un artista che ha lavorato moltissimo sul comportamento e soprattutto sulle alterazioni del comportamento, su che cosa succede quando noi volontariamente o per causa di forza maggiore perdiamo quelle che sono le nostre abituali coordinate. No, è come buttare all'aria la convenzione del nord, sud, est, ovest, cioè un tentativo di rivedere come si vive in un mondo dove bisogna basarsi sulla propria esperienza, su una sensibilità e non su ciò che è decodificato. L'ultima sala dedicata a quello che in Italia chiamiamo iperrealismo, ma che in America
è chiamato fotorealismo, e ancora qui una reazione, ancora qui abbiamo una reazione a quello che abbiamo brevemente accennato come l'immaginario concettuale, perché abbiamo degli artisti che volontariamente ritornano a una fase di nuovo artigianale del fare arte, con un capolavoro di un fuoripista in qualche modo, perché assolutamente non è assimilabile ad una corrente precisa, che è il grande ritratto di Jack Close, un artista che si dipinge, si attiene strettamente alla realtà, quindi in qualche modo è completamente diverso dagli artisti concettuali, però anche lui porta con sé una eredità di questo concettualismo, perché procede per restrizioni, impone a se stesso di lavorare soltanto con i ritratti, di non fare mai un ritratto su commissione e di ritrarre soltanto persone di sua conoscenza. Questo perché, e in questo anche c'è tutta la cultura americana, si è trovato in tanti artisti, perché sono soltanto quelli che conoscono che ti possono dire se il quadro è fatto bene o fatto male.